nazionale di questo territorio? Ma in parte si sta facendo, perché in questo mese si convocherà il tavolo sull'automotive. Dobbiamo guidare le politiche di trasformazione del tessuto industriale legato a questo settore, evitando, come dire, che ci siano dei contraccolpi, difendendo il ruolo del nostro paese nella divisione del lavoro a livello internazionale, chiedendo ai grandi player che sono protagonisti di questa trasformazione di mantenere gli impegni che sono stati assunti nel corso del tempo. Poi ci sono invece settori più specifici come quello del tessile e dell'abbigliamento, sul quale si sconta una crisi importante di questi mesi, su cui dovremmo fare un punto specifico, e io mi farò promotore presso il ministro Giorgetti di questa esigenza. Poi ci sono invece questioni di carattere locale legate alle infrastrutture, su cui solo il protagonismo degli enti locali, della regione, in vista anche dell'utilizzo dei fondi del PNRR, può costruire le risposte. I soldi ci sono, adesso ci vogliono i progetti e ci vuole la capacità di realizzare. Si può fare il salario minimo per tutti? Il salario minimo è un tema che va affrontato senza destrutturare la contrattazione, e quindi è un dossier che va maneggiato con grandissima cautela, ma sicuramente in ambiti nei quali il contratto e il sindacato non arrivano è uno strumento che può essere utilizzato. Lo dobbiamo ricondurre a una discussione e una direttiva che si sta sviluppando a livello europeo. C'è stato anche un appello sulla salvezza dei tribunali, cosa si può fare anche se lei non è più titolare di questa delega? Questo per me è un flashback, diciamo, nel senso. Segnalerò alla collega Cartabia le valutazioni che ho raccolto, e naturalmente credo che si debba anche tener conto della esigenza di razionalizzazione, ma mi pare che qualche passo nel senso di tener conto di questo aspetto si sia fatto anche in Abruzzo, quindi penso che un punto di equilibrio vada ricercato.